vorrei registrare senza cuffie indosso. Però un certo eco mi impedisce di farlo, quindi non posso. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog dove darò alcune spiegazioni principalmente sul perché per questo periodo non ho portato video. Allora, diciamo che ci sono diversi motivi e la prima cosa che vi posso dire è che per la prima volta non è stata colpa mia. Oh, finalmente, così almeno posso spiegare le cose un po' più con calma. Perché diceva che non hai portato più video nell'ultima settimana? Allora, iniziamo col dire che squilla il telefono. Prima di tutto, diciamo che il mio router, modem router, mi ha abbandonato. Come mai? Allora, partiamo proprio dall'origine. Era una semplice giornata di temporali quando stavo giocando a Counter-Strike con Leon e eravamo a 15 a 14 per noi. Ed era da mezz'ora che stavamo cercando di arrivare a 16 per vincere questa benedetta partita. Cosa succede? Quando mancava un punto, arriva una scarica di fulmini nel bel mezzo del temporale. Allora ho detto, vabbè, dai, finiamo sta partita che devo, poi me lo spengo il computer per sicurezza perché non vorrei rischiare problemi. Manco il tempo di dirlo, un fulmine prende l'impianto elettrico di casa mia. Cosa succede? Si riavvia la TV, tutto quello che c'era in questa stanza, quindi la TV, il computer e il router. E in quel momento sono diventato viola perché ho visto tutto spegnersi, ho detto se qua si frigge tutto io sono fottuto. Poi ho visto il computer che si è riavviato la TV che si è riavviato, il router che si stava riavviando, quindi ho detto oh, boh, meno male, lo scarica, perché c'ho lo scaricatore che praticamente protegge nel caso di fulmine, ha funzionato, quindi aspettiamo che si riavvia tutto, intanto meglio di niente comunque. E intanto, nell'attesa che il computer si riavviava, io sono andato nell'altra stanza per vedere un po' che cacchio stava succedendo fuori la finestra, visto che qui sembra di stare sotto in un bunker, più o meno lo è, però vabbè, sono andato all'altra finestra a vedere che succedeva. Mentre stavo guardando la finestra, ed era tipo, non so, 3 metri dopo questa stanza, a un certo punto arriva un altro secondo fulmine a farmi compagnia, questa volta passando, penso, dall'antenna, non ne sono sicuro. Cosa ha preso? Di nuovo l'impianto elettrico, ma mentre stavo guardando la finestra, appena il fulmine ha toccato casa mia, ha fatto un rumore inquietante, tipo un ma forte, provenire proprio da questa stanza. E allora ho detto, ok, cioè sono diventato viola per la seconda volta, ho detto, ok, qualcosa ora mi sta, cioè... è successo qualcos'altro di serio. Ho fatto delle teorie più improbabili, impossibile, mentre in meno di 5 metri ho fatto una teoria che neanche un intellettuale in un libro avrebbe fatto. Sono entrato qui, ho visto, prima cosa, la TV si sta riavviando un'altra volta, ho detto, oh, vabbè, la TV, il computer si sta riavviando di nuovo, si è riavviato di nuovo il computer, ho detto, vabbè, dai, allora ho lasciato il mio colore violaceo, ho detto, va bene. Ho visto il router fuso, nel senso si accende, però l'impianto, l'unico, perché lo scaricatore proteggendo l'impianto elettrico non protegge l'impianto telefonico e quindi ciao ADSL, mi si è fuso la DSL, quindi ho dovuto buttare il router e aspettare di comprarne un nuovo, quindi aspettare anche qualche giorno. Il altro secondo video, ragazzi, è che c'è stato il mio compleanno di mezzo, quindi registrare il mio compleanno, a parte che ero meno occupato, poi la sera e il compleanno sono stato un po' a giocare con Counter-Strike con Leon, quindi mi sono un po' rilassato. E anche perché in quel periodo anche ci mancava anche l'influenza, oppure mi sono preso qualcosa mi sono preso qualcosa e praticamente non potevo fare niente. Quindi questi sono i principali motivi per cui non ho fatto più video. Spero di riprendere a farli molto più frequentemente, però anche se contate che sono a scuola, cioè l'esame di maturità, si dice esame di stato, non si dice più di maturità, però ci siamo capiti. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video e scusate per questi problemi, purtroppo. Oh, però non è stata colpa mia, ma ci vediamo al prossimo video.